casa e allora i vinarelli sono quelli che fanno per voi. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te a questa nuova lezione del corso di acquerelli. Oggi vi faccio conoscere i vinarelli, una forma trasversale di acquerello che invece che con l'acqua viene fatta appunto con il vino. Vi ho immaginati in vacanza, in borghetti suggestivi, in angoli caratteristici della nostra Italia, magari a pranzo con un buon bicchiere di vino di fronte, e voi artisti non potete non cimentarvi in un vinarello, magari proprio lì mentre siete al ristorante. È un modo carino e poco impegnato per dipingere qualcosa e per farvi rimanere un ricordo che sia anche tangibile e vero della vostra vacanza, fatto col vino che sorseggiavate e dei luoghi che ammiravate. Ora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fanno i vinarelli. Ed ecco l'occorrente per creare un vinarello che sappia di autunno, diciamo così. Allora, innanzitutto una buona carta per acquerelli. Io userò sempre la Tintoretto Ferrario, con cui mi sto trovando benissimo. Quindi questa carta e poi il protagonista del vino. Non dirò del buon vino perché sarebbe un peccato, ma dirò del semplice vino. Io prendo questi mini brick alla Lidl che costano tipo 90 centesimi 3 brick e preparo così il colore per i miei vinarelli. Cosa faccio? Prendo il vino, lo verso in un pentolino e lo riduco di molto, lo faccio bollire per mezz'ora circa e vedrete che evaporerà quasi tutto. Diciamo che il volume si riduce di 3 quarti, quindi quando è arrivato a 3 quarti del volume lo scendo, quindi da 400 grammi io ne devo avere alla fine soltanto 100 grammi e lo prendo e lo metto da parte. In questo caso io ho riempito il mio serbatoio dell'acqua brush perché volevo fare questo video da principio in esterna, poi non mi è stato possibile e quindi comunque lo farò tenendo il vino ristretto già qui. Poi ho una riduzione ancora un po' più tirata, guardate, quasi liquoroso diventato, perché l'ho fatto bollire un altro pochino in modo da avere diversa intensità di colore, e poi naturalmente la base sarà il vino così come esce dal cartoncino, dal mini brick, che è veramente molto molto blando. Ci occorrerà anche dell'acqua e un pennello più grande, io qui ho un numero 10 e naturalmente la nostra fida pezzetta. Oggi dipingerò con voi un melograno, quindi un soggetto abbastanza autunnale in forma molto libera. Andrò direttamente a dipingere perché voglio farvi vedere come l'acquerello possa assumere anche una forma pittorica di getto e non soltanto una forma ben studiata di linee e di guazzetti che si vanno a formare sopra la superficie pittorica, ma può essere proprio una forma d'arte libera, forse la più libera, proprio perché andando l'acqua un po' a depositarsi alla fine dove vuole, tra enormi virgolette, dove vuole ovviamente, però dà quel senso di assoluta freschezza e libertà. Come prima cosa bagno la superficie del mio foglio e lasciamo asciugare un attimo. Non lasciamo asciugare del tutto, prendiamo il nostro vino normale, quello che non abbiamo diluito per nulla, e diamo un fondo al nostro foglio, così, un fondo un po' movimentato. E voilà! Adesso da una parte e in alcuni punti potremmo aggiungere anche dall'altra, quindi delle zigrinature che macchino un po' il foglio senza dare una vera e propria direzione al nostro dipinto. Fatto asciugare il nostro fondo, io abbozzo la forma del mio melograno e la abbozzo così, senza grandi studi, ma proprio in maniera molto semplice sul mio foglio e con il vino non diluito. Faccio la sua tipica corona e con il vino invece
meno diluito, quindi con il vino tirato, quello molto molto tirato, segno quello anche che è il gambo su cui magari attecchiscono le foglie, insomma adesso vedremo, che poi tirerò. Adesso cominciamo ad apporre colore sul nostro melograno in maniera un po' convulsa. Quello che vi dico io sull'acquerello pittorico è proprio il fatto che voi dovete crearvi una texture macchiata di quello che è il colore che volete appunto crearvi. Come fare? Prendete il vostro colore e casomai dosatelo in maniera tale da miscelarlo con dell'acqua. Vedete, io lo prendo diluito, poi prendo dell'acqua e lo stendo un po' su tutto. Dove voglio che ci sia luce, netto sempre con la pezzetta, faccio asciugare e poi do altro corpo al mio frutto. Continuo a far asciugare e magari penso un po' al fondo. Una volta fatto questo, bagno un po' il fondo per creare un substrato che possa richiamare il fogliame. Adesso uso il mio aqua brush. E ho simulato un po' l'immissione di alcune foglie. Prendo questo, vi ricordo che era ridotto a un quarto, questo invece è quasi a un quinto del suo volume, quindi il vino si è ridotto di 5 parti, quindi è molto più scuro, e vado ad immettere quelli che saranno proprio gli scurissimi sul mio lavoro. Sta venendo delicato, facciamo asciugare un attimino e intanto concentriamo la nostra attenzione su qualcosa che già si è asciugata. E macchio simulando una vegetazione disordinata, poi dove voglio inserisco qualche fogliolina più evidente. Movimentare un po' il tutto, posso anche tamponare con la pezzetta per dare un movimento maggiore all'interno della mia opera e lascio asciugare. Continuiamo a riempire le nostre fronde senza appesantire troppo, mi raccomando, dando appunto quello che è la forma a delle foglioline. Ricordo che per sbiancare basta passare dell'acqua, asciugare il pennello e ritirare su l'eccesso di acqua con il pennello roteando.
Se voglio un po' di luce qui, metto acqua, lascio assorbire e col pennello asciutto tiro via. E adesso diamo l'ultimo tocco, quindi i colori più scuri. Cosa è che nelle riduzioni troppo strette, a seconda del vino che userete, potrebbe crearsi uno strato un po' più caramelloso. In quel caso, dopo che si è asciugato, passate col pennello bagnato e rimuovete appunto questo strato più caramellato per poi andare a mettere magari del nuovo vino, ma fate asciugare bene, il tutto andrà ovviamente perdendosi. Io mi fermo qui, mi sono molto divertita, quindi non vedo il perché continuare. Basta, è tutto bello macchiato, tutto bello movimentato. Adesso faccio asciugare completamente, quindi rimuoverò lo scotch, dopodiché faccio le foto e noi ci vediamo di là. Visto che belli questi dipinti, se cercate su internet ne potete trovare miriade, in forme diverse e intensità diverse. Naturalmente questo dipende anche da quanto restringerete il vino, perché potrete farlo appunto restringere molto e quindi dare una cromia ancora più intensa. Spero che questo video vi abbia incuriosito e vi sia piaciuto. Se è così, dipingetemi con il vino un bel pollice in su e condividetelo. Vi aspetto sempre su tutti i miei social, su Instagram e su Facebook, i link li trovate qua sotto nel box informazioni, e vi aspetto anche sempre su Due Cuori Una Cappa e su Ombretta, il mio nuovo canale. Non mi rimane che salutarvi, di mandarvi al prossimo video e dirvi che da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci, alla prossima volta, ciao!